canale. Allora, oggi un nuovo video e vi farò vedere le cose che ho acquistato su Passione Unghie, già come avete capito dal titolo, e che già vi avevo detto che facevo un acquisto su Passione Unghie. L'ho fatto domenica e mi è arrivato ieri, che era martedì, e quindi sono anche velocissimi. E già lo spacchettamento l'ho fatto, insomma, già il pacco l'ho aperto e tutto per vedere se c'era tutte le cosine dentro, anche per provare tutti i gel color nuovi che ho preso, che così li ho messi su tip, così poi piano piano ve li farò vedere anche stesi, così li vedete meglio come sono stesi nelle tip. Questo me lo sono tenuto per farvelo vedere, però ve l'ho fatto vedere anche l'altra volta, che come ogni volta vi manda questo fogliettino che dice cosa fare. Scusate. Che dice cosa fa il ricevimento dell'ordine, come conservare i gel, e dietro vabbè c'è il modulo di resa e sostituzione eccetera. Questo lo butto perché tanto comunque ho provato tutte le cose, le ho provate quasi tutte, e quindi non sostituisco niente indietro. E ho scritto anche nel foglietto i prezzi di tutte le cose che ho preso, così vi so dire insomma. Allora, come prima cosa vi faccio vedere questa tovaglietta qui che ho preso da Passione Unghie, vedete, molto morbida e al silicone. C'era anche viola e rosa, però l'ho voluta semplicemente bianca e questa si pulisce benissimo con una spugnetta e fate subito, insomma. E questa tovaglietta al silicone bianca mi è costata 4,99 euro. Quella viola e rosa penso che costano lo stesso, insomma, tanto sono uguali, solo che cambia il colore. Poi, come immagino, pensavo che mi mandavano qualcos'altro di più. So, un semipermanente, un altro gel color, eccetera, dato che ho speso molto molto di più confronto ad altre volte, però niente, sempre i soliti omaggini come pagliette, queste cose qua. Però questo è molto carino e ho ricevuto queste pagliette qui, gialle e oro pare, però sono molto carine e ben accettate. Questo è l'omaggino che mi hanno mandato. Poi mi sono comprata questa, guardate quanto è bello, è piccolino ma è carinissimo. Questo pennello in silicone, questo serve, che ne so, per esempio se vi sporcate col gel fate così, guardate come fa, cioè è proprio perfetto, vi va via la sporcizia nel dito dove siete sporcati, oppure per usare le polveri, quelle olografiche, nell'unghia, eccetera, eccetera. E questo qui penso anche per prendere, che ne so, i brillantini e questi qua e metterli qua, penso. Non lo so, comunque è sempre un pennello per decorazione. È molto carino, molto particolare perché è trasparente. Dentro ci sono questi brillantini, rosa, paparono rosa, non lo so. Questi brillantini rosa molto carino. E questo pennello qui in silicone l'ho pagato 2,99 euro. Molto carino, mi piace veramente tanto. Poi ho comprato questa spatolina per la miscelazione dei colori, oppure quando sarà che comprerò i gel proprio di Passione Unghie, eccetera, vi farò vedere la densità e tutto. Questo qui, la spatola miscelazione, l'ho pagata 5,99 euro. Già l'ho provata, mi ci trovo bene, adesso ve la faccio vedere meglio. Okay, scusate che la apro. Eccola qua, con questo inserto qui con Passione Unghie, molto carina, piccolissima. Quando la vedevo nei video di altre ragazze, degli acquisti che facevano Passione Unghie, pareva che qui era più larga, invece no. Questa qui è più piccolina, questa qui è più larga. Infatti questa qui penso che la adopererò per i colori, per miscelare i colori, questi per i gel, i cover, insomma, queste cose qua. Questa è molto carina. Questa sì, 5,99 euro è costata. Poi mi sono comprata il magnete, questo Cat's Eyes, per i gel color Cat's Eyes. Perché infatti ne ho comprato uno del gel color che dopo ve lo farò vedere. Allora, praticamente questo qui ha costato il magnete 1,50 euro. Praticamente voi mettete il gel color, date una passata, dopo se volete per il copriente date un'altra passata, una seconda passata e mettete questa per così. Scusate, non vedete niente, per così. Aspettate, non so, qualche secondo, levate e vi fa la riga di traverso, come fosse proprio l'occhio del gatto. O se no potete mettere per dritta, per orizzontale, cioè come vi pare, insomma. E quindi questa. Poi, alleluia, ce l'ho fatta a trovarlo finalmente. Questo pennello qua. Pennello per decorazione. Intanto vi dico il prezzo. Questo l'ho pagato 5,99 euro. E sono felicissima. Guardate quanto è bello. A parte adesso un attimo ve lo apro, se ce la faccio.
Perché l'altra volta, quando già avevo cominciato a prendere la roba per fare l'ordine di giugno, non c'era mai, ho dovuto prendere un altro, soltanto che qui non c'era i brillantini, a me piaceva più questo qui Strass. E alla fine domenica, quando stavo a fare l'acquisto, dico, ma ce fai andare a vedere per vedere se è arrivato? Infatti è arrivato e alla fine l'ho preso subito, sono stata un fulmine a prenderlo. Va bene, insomma, questo qui è nuovissimo praticamente, una nuova collezione, vabbè, da qualche mese fa. Vedete, si leva, fatto così, che si levano, perché così potete usare i ricambi quando vi si rovinano e ora insomma di buttarli via. Sono le punte, queste qui, vedi, un po' appuntite, quest'altra è veramente tonde. Questo qua è il pennello, guardate quanto è bello. Questo è per fare praticamente il baby boomer. Che siccome sono handicappata con gli altri metodi a farlo, non mi è mai riuscito. Adesso oggi lo userò e poi domani, se mi viene, vi farò il video di come fare il baby boomer con questo tipo di pennello. E è proprio morbido, cioè figata, morbido proprio, e dovrebbe venire bene. E anche per fare comunque, oltre al baby boomer, anche comunque le sfumature tra due colori. Non dico lo shade, però proprio la sfumatura tra due colori, insomma, molto molto bello. Sono felice di averlo acquistato perché era un pezzo che lo volevo, che lo vedevo anche dei canali di YouTube delle ragazze e mi piace veramente tanto, è bellissimo. Questo qui l'ho detto quanto l'ho pagato, pennello decorazione, sì, 5,99 euro questo. Ovviamente con con i ricambi. Poi mi sono comprata due pacchi di cartine, le Angel e le Devil. Ah, queste qui sono le Angel, sono da 500 e le ho pagate, le cartine Angel da 500, 7,99 euro. Praticamente, scusate, ma non è che prende tanto, si vede tanto. Vedete, c'ha la forma sia a la forma mandorla che potete fare e sia quadrata. Però queste le ho prese per fare soprattutto la ricostruzione con la quadrata, con l'unghia quadrata. E le Devil invece sono fatte apposta, eccole qua, per lo stiletto o per la mandorlina. Cioè, ad oggi potete fare pure la quadrata qui alla fine volendo, però vedete come è fatto, come è disegnata la cartina. Tutte si trovano via, si trovano bene sia con le Devil che con le Angel. Infatti non vedo l'ora di provarle su qualche cliente. Adesso mi dovrebbe venire una ragazza che vuole fare la mandorla e infatti userò le Devil, queste qua. Vedete, sia per fare lo stiletto e la mandorla. Quindi queste le userò per lo stiletto e la mandorla. Cioè, solo per la mandorla, perché lo stiletto non lo faccio. E le Angel per la quadrata. E le Devil invece... Allora, le Angel mi sono costate le cartine da 500, 7,99 euro. Invece le cartine Devil, sempre da 500, 8,99 euro mi sono costate. Adesso passiamo alla parte più bella, che sono i gel. Preparatevi, perché tanto ve li farò vedere uno a uno. Allora, questi qua... Questi qui sono tutti quelli nuovi che ho acquistato, questi. E poi c'ho quest'altri che li ho acquistati, mese scorso, mi pare, un pezzetto fa, non mi ricordo, 2 mesetti fa, che già ve l'ho fatti vedere, però ve l'ho fare vedere proprio meglio su Tip praticamente, quindi cominciamo subito. Allora, partiamo con il Red Carpet, che è il Fast F04, che è questo qua. Mi sporcherò, ma pazienza, che è bellissimo questo colore. Questo. E adesso ve lo faccio vedere nella tip. Questo qui è Red Carpet. Steso è praticamente così. Molto bello questo. Questo rosso. Poi abbiamo il Tropicana, che è il Classic C51, che è molto bello questo. Ci ho fatto a 3 clienti, bellissimo. Telecamera non rende tanto, pare molto più chiaro, invece è più forte come colore, molto più forte. Infatti il lampada UV è proprio acceso tantissimo. Tropicana è questo. Eccolo qua. Applicato su tip. Che è quello che ho io praticamente, che mi sono messa. Poi abbiamo il Limitless, che è Fast F51. Questo molto bello, che non l'ho usato mai da quando l'ho preso, l'ho applicato sulla tip, è una roba bellissima. Poi
Questo violetto è un viola praticamente, ma in telecamera fa blu, non so perché. È un viola e c'ha dei micro brillantini all'interno. Questo adesso eccolo qua. È stupendo proprio. Solo lì fa blu, ma è un violetto invece. C'ha dei sti micro brillantini che sono leggermente blu, infatti. Però la tip la fa proprio blu. Però non ho capito perché mi si vede appannato adesso. Questo qua, insomma. Poi abbiamo un IC, che è il Fast F52, che è questo viola prugnato, è praticamente bellissimo, stupendo. Unique, eccolo qua. È bellissimo, tanto prugnato proprio, un bel viola. Questo. Cerco di velocizzarmi, che questi qui adesso li sto facendo i gel vecchi, insomma, nel senso di un mesetto fa, 2 mesetti fa, però ve l'ho fatti già vedere così, ma nella tip no, quindi ve li volevo far vedere proprio applicati sull'unghia stesi. Questa è albicocca, scusate, Classic C05. Questo molto bello, dà una somigliata molto al Tropicana, solo che il Tropicana è più chiaro e questo è un po' più scuro. Adesso vi faccio vedere anche la differenza tra i due. Allora, albicocca, 26 albicocca. Eccolo qua. Ma questo qui è albicocca. E questo qui è Tropicana, vedete? L'albicocca è leggermente più scuro del Tropicana, però molto bello anche l'albicocca. Poi abbiamo, scusate, Smeraldo Glitter Classic G01. C'ho solo un gel color brillantinato, che adesso vado su più con i monocolori, che le clienti miei non sono portate tanto per i gel glitter. Comunque questo qui, questo bellissimo verde, questo è adatto molto per l'inverno, tipo Natale. Questa roba qua. Ed è questo qua. Eccolo qua. Cioè, è stupendo. Smeraldo glitter. Poi abbiamo Duchessa Classic C70. Questo è un violetto. Sto sporca tutta, ma non ci fate caso. Molto bello. Tra un viola lilla, non è proprio quel viola forte. Comunque abbiamo un violetto. Ed è questo qui. Ecco, oh, scusate, eccolo qua. Questo è Duchessa. Molto bello, molto delicato come colore. La prossima volta prenderò un altro po' di violetti, che stanno certi che tra i rosa e i violetti che sono veramente bellissimi. Questo è Puerto Rico, che è quello che indosso io, è il Fast F50. Questo è strabello, che ha dei micro glitter all'interno. Non so se riuscite a vederli. Cioè, è bellissimo questo, mi piace da impazzire. Molto estivo poi. Sporcato tutto. Che infatti, vedete questo qua che ho io, che adesso vi faccio vedere meglio in tip. Allora, Puerto Rico, eccolo qua. Faccio a prenderlo. Ecco. Questo è il Puerto Rico. Infatti, uguale. Poi abbiamo della linea Caribe Trinidad il P05, che è un bel rosa molto delicato. Ecco qua. Adesso lo faccio vedere su tip. Allora, eccolo qua. Bellissimo perché è molto delicato. Poi abbiamo Scarlet Fast F67, che è un bel rosso anche questo, più scuro di quell'altro, bellissimo, tipo rosso bordeaux pare. Questo è bello tanto. Scusate che questi gel vecchi, io li dico vecchi perché l'ho presi qualche mese fa, sbrodolano tutti, anche adesso col caldo poi.
Allora, lo Scarlet invece è questo qua. Questo pure molto molto bello. Poi abbiamo, vabbè, il Poison Black Fast F16. Adesso questo non lo apro nero perché mi è un casino, però comunque questo qua, tanto nero e nero. Ecco qua. Poison Black, è molto nero come colore. C'è un nero proprio profondo, nero nero, non è quei neri trasparentini, insomma. Copre veramente tanto. Poi abbiamo il Glamour Pink, che è il Fast F36, che ci ho fatto una ragazza con questo. Che voleva un rosa e piaceva questo. Molto bello. Fucsia. Un fucsia, diciamo. Glamour Pink è questo qua. Allora. Ecco qua. Bellissimo anche questo. E poi della vecchia linea. Cioè, linea, insomma, dei vecchi gel, insomma, del mese, 2 mesi fa che ho preso. Passiamo a tutti questi gel nuovi che ho comprato. Allora, cominciamo subito. Allora, abbiamo Optica Silver, che è una bomba, ragazzi. Questo mi piace tanto, che è della linea Chic A102. È stupendo proprio. Infatti, un sacco di ragazze ce lo hanno. Cioè, guardate che roba. Insomma, silver tanto vuol dire grigio, argentato, insomma, con tutti questi microbrillantini all'interno, tutti arcobaleno. In telecamera purtroppo non rende tanto, però un po' il riflesso lo vedete. Adesso lo faccio vedere in tip sperando che si vede meglio. Questi tutti 5,90 €. Dopo c'erano alcuni che vi dirò quali sono, che l'ho pagati di meno, che erano in offerta. Allora, l'Optica Silver, eccolo qua. Cioè, bellissimo, guardate, stupendo proprio. Però in telecamera non rende tanto dal vivo, è molto molto più bello. Ho voglia. Bellissimo. Poi abbiamo Delizia Classic C86. Eccolo qua. Questo qui è tipo come Intelvideo. Intelvideo sempre leggermente un po' più chiaro, lo fa vedere in telecamera, ma dal vivo è leggermente un po' più forte, un po' più scuretto, ma leggermente proprio. Questo molto bello, è tipo Tropicana e Albicocca, solo ancora più chiaro di tutti e due. Cioè molto più chiaro di Tropicana. Adesso vi faccio vedere anche. Allora, Delizia. Allora, questa qui è Delizia. Vedete quanto è chiaro? E Tropicana, aspettate, se ce la faccio. Tropicana e Albicocca, vedete, ho preso i tre, dal più scuro al più chiaro, insomma. Il Tropicana è quello più forte e molto più acceso. Questa qui è Delizia, molto bello. Cioè, si assomigliano, però hanno tutte tonalità diverse, insomma, ecco, chi è più scuro, chi è più forte, chi è più chiaro. Poi abbiamo Romance Fast F60. Ah, Delizia, scusate, Delizia era il gel color, quello in offerta, che invece in offerta, scusate, in offerta. Oh, quell'altro è tutti 5,99 €, quello in offerta è costato, quindi Delizia mi è costato 3,99 €. Ah, questo qui è Romance Fast F60, che è questo rosso. Molto bello, pare un rosso scarlatto pure questo, boh. Bellissimo. Romance, eccolo qua. Questo qui è Romance. Dal video pare più scuro, ma invece è molto più chiaro. Poi abbiamo Ultramarine Fast F53. Questo pure è molto bello, questo pare infatti il blu del mare, tipo blu notte, ma è bellissimo. È tra, questo di sicuro è mischiato tra un blu e un viola. Adesso lo vedete proprio nero nero, ma non è, non so come farvelo vedere meglio. C'ho questi riflessi qua intorno, vedete, questi, così è il colore del barattolino. È bellissimo proprio. Adesso lo faccio vedere su tip. Faccio chiuderlo. Ah.
Allora, ultramarine, eccolo qua. Bellissimo. Comunque fidatevi, è molto più chiaro con fronte al video, non rende mai in videocamera, mannaggia. Però è bellissimo. Poi abbiamo Antigua, questo pure era in offerta a 3,99 euro, della collezione Caribe P04, questo è stupendo, per chi è abbronzata soprattutto, molto fosforescente, fluo, pare, boh. È bellissimo. Cioè, guardate, guardate che bomba di colore, è stupendo proprio. Scende, bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere su Tip. Questo quindi è in offerta 3,99 euro. Ed eccolo qua, Antigua. Cioè, bellissimo. Cioè, bello tanto questo. Piace veramente tanto. Certe ragazze ho notato su YouTube che hanno fatto fatica a stenderlo, ma io invece mi sono trovata benissimo. Forse può essere un difetto di fabbrica, non lo so. Ma io stendolo mi sono trovata bene come gli altri colori, sinceramente. Bellissimo. Questo è bellissimo, il Magic Blue, che sarebbe con il magnete, il cat eye. Ho preso su un color blu, chic a 92. Adesso vi faccio vedere l'effetto. Questo è il Magic Blue. Ecco, questo qui è uguale dal vivo, cioè è uguale dalla telecamera dal vivo. Bellissimo. Ed ha un effetto del cat eye stupendo proprio. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, questo mi pare che mi era costato leggermente di più. Su 6 euro, può essere, non mi ricordo, ragazze. A te c'ho avuto sto flash del Magic Blue, mi pare che è costato di più. Boh, non mi ricordo. Allora, il Magic Blue, cioè, eccolo qua. Questo qui l'effetto che c'ha praticamente con il magnete. Ho usato il magnete se ce la faccio. Si vede tanto, porca miseria. Ecco, vedete la riga? Cioè, dal vivo si vede meglio. So come farvelo vedere, così se faccio così. Ecco, così vedete di più, vedete la riga? Ecco. Ecco qua la righetta. Cioè, stupendo proprio. Insomma, dà questo effetto qua. Bellissimo. Poi ho preso il Punch, se si pronuncia così, non lo so, dovrebbe essere Pesca, Fast F65, no, Pesca non è, non si scrive così, non è Pesca, vabbè, non lo so, che è questo colore bellissimo, è tipo un corallo, però corallo è più chiaro, un po' più scuro del corallo, comunque dal video è, dal vivo è uguale, cioè forse dal vivo è un po' leggermente più chiaro, questo pure è tanto bello questo colore, questo è anche molto primaverile. Allora, questo qui è il punch. È leggermente più chiaro dal vivo. Bellissimo, questo è bello tanto. Poi abbiamo il Bubble Gum Fast F56, che è un rosa ovviamente. Infatti il colore è lo stesso colore della cingomma delle Big Bubble, quelle con la carta blu, insomma, che sono rosa, uguale, identico proprio, infatti è bellissimo. Questo adesso ve lo faccio vedere in tip, steso su tip. Allora, il bubble gum, dove sei? Eccolo qua. Eccolo. Bellissimo proprio. Poi abbiamo Chocolate Fast F68. Ho voluto prendere due tipi di marroni. Uno è questo, che è molto bello, proprio marrone marrone. Infatti, marrone cioccolato, è stupendo questo cioccolato. E questo qui sarebbe questo. Guardate, è bellissimo questo marrone. In telecamera è sempre più scuro, lo fa, ma è più chiaro dal vivo, leggermente più chiaro. Non di tanto, ma sì. Poi abbiamo Incanto, questo quelli in offerta era Antigua, Delizia e Incanto, tutti e tre a 3,99 euro, quell'altro tutti 5,99 euro e non mi ricordo il Magic Blue, ragazze, scusatemi se
Se era 6 euro qualcosa, non mi ricordo, boh. O di meno, non mi ricordo. Incanto, queste classiche C85. Questo è stupendo. È un pastello, dovrebbe essere un pastello. È un menta, sembra colore della menta, come la menta, no? Uguale, pare. Cioè, questo è stupendissimo anche, molto delicato anche questo. Adesso ve lo faccio vedere su Pip. Così. Cioè, è stupendo proprio. Bello tanto. Poi questa è della linea Fast Amber F61. Questo è l'altro marrone, che è molto più chiaro di quell'altro. Ho dovuto prendere tutti e due i tipi di marrone questo. Ok, allora l'amber è questo, molto carino. Questo uguale dalla videocamera, uguale dal vivo. Bello. Poi abbiamo il tulip, questo è stupendo. Fast F57, tulipano sarebbe. Assomiglia leggermente a qual era? Al punch, ma questo è un più scuro. Scusate, Bellissimo. non so perché, ma la videocamera mi si è stoppata da sola. Allora, eravamo rimasti al tulip, al tulipano, che sarebbe questo. Molto bello, che assomiglia un po' al punch, soltanto che il punch è leggermente più scuro del tulip. Poi abbiamo Brezza Marina, questo è stupendo, classic M34. Una roba proprio fuori dal normale, questo è stupendo, cioè guardate. Guardate che roba. Con micro brillantini all'interno, ma è stupendo proprio. Bellissimo. Aspettate. Brezza Marina è questa qui. Ecco qua. Questa è Brezza Marina, cioè guardate che roba, è stupendo. È bellissimo proprio questo. Stupendissimo. Poi abbiamo gli ultimi tre colori. Abbiamo il Surf, che è il Fast F54. Questo è pure molto carino, questo celeste. Non proprio celeste puffo, però molto bello questo pure. Stupendo questo celestino. Ah, il Surf è questo qua. Eccolo. Molto bello questo. Anche, mi piacciono veramente tutti i colori che ho acquistato. Poi Grapefruit Fast F40, questo è bellissimo, per questo c'è il micro brillantino all'interno, ma non si nota tanto. Non so se si vedono, vedete i brillantini qua del tappino. Molto bello questo. Stupendo. Ah, il Grapefruit è questo qua. Molto bello anche questo. Poi ultimo colore, il Persian Green, il Fast F55, che è questo praticamente dal scusate, su Passione Unghie pareva diverso, praticamente uguale al Puerto Rico, solo che il Puerto Rico c'è i brillantini all'interno proprio micro. E questo no, è semplice, sapevo, prendevo un altro colore, però vabbè, è sempre bello. Vedete, è uguale proprio praticamente alla mia unghia, il Persian Green. Adesso infatti vi faccio vedere proprio la differenza. Il Persian Green, allora, questo qui è il Persian Green, quello che vi ho fatto vedere adesso, e questo qui è il Puerto Rico, praticamente sono identici. Se sapevo, prendevo un altro colore. Sono, vedete, sono uguali, praticamente due colori uguali, però alla fine, dai, se una cliente per esempio piace questo colore, però non ci vuole i micro brillantini, usa questo, alla fine è uguale, dai. Sono uguali, vedete, questo c'è brillantini, che è questo che ho io, che c'è il micro brillantino all'interno, e questo invece è semplice. Però comunque va bene. E niente, ragazzi, questo qui era il mio acquisto su Passione Unghie di giugno. Non vi prometto niente, che volevo fare anche quello di luglio, ma non lo so, non vi prometto niente, perché il prossimo acquisto che farò su Passione Unghie, volevo comprare la fresa nuova, la fresa con la cosa in carbide lì. La punta in carbide, quella nuova che è uscita da poco, e
E poi tutti i gel, insomma, quelli, perché uso solo i gel monofasici, quelli trifasici no, non sono più abituata con quelli monofasici, ho usato sempre quelli, mi ci trovo meglio. E niente, quindi volevo prendere un po' di gel, un po' di covers, robe qui, casomai qualche altro colore, adesso vediamo. Però non vi prometto niente. Va bene, comunque il video finisce qua. Io spero che il mio acquisto su Passione Unghie vi sia stato, soprattutto, oltre che se vi è piaciuto, ma soprattutto utile per qualcuno di voi se vuole acquistare su Passione Unghie, è piaciuta qualcosina, la può benissimo prendere, sa anche i prezzi, ve l'ho detto tutti. E quindi spero che vi sia stato utile. Se è stato così, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, spolliciate questo video. Sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate, non lo so, vedete voi. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!